Nulla rega, io sono qua pronto per portarvi tre idee pazzesche per una colazione da urlo. È arrivato l'autunno, è perfetta sta colazione qua, ma per tutte le stagioni, buonissime, tutte e tre le idee. Come vi dicevo nell'intro, sono tutte e tre idee pazzesche e soprattutto in questo video la cosa curiosa è che troverete l'idea perfetta per un determinato tipo di esigenza. Se volete qualcosa di più proteico, se volete qualcosa di un pochino più soddisfacente in termini di sapore, se volete una cosa magari più veloce da prepararvi. Io vi invito a guardarlo tutto perché davvero non potete perdervi né questa qua, né questi qua. Mi sposto più verso questa idea qua. Intanto bevo un goccio di caffè. Allora, qua parliamo di un dolce per soddisfare quelle voglie di dolce semplice, perfetto per la colazione, perfetto per inzuppare nel latte. Una torta fatta con pochi ingredienti, molto semplice nel sapore, che può essere mangiata così al naturale, come adoro io, ma anche farcita con della confettura. È una torta al latte caldo, sofficissima, incredibile. Vi lascio subito la ricetta perché non vale la pena star qua a parlare ancora. Allora, come al solito io vi consiglio prima di vedere tutto il video, che così vedete tutte le fasi di procedimento, insomma, per la realizzazione di queste ricette, e poi le dosi le trovate sul sito, ok? Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo a montare uova, zucchero e pizzico di sale. Dovranno montare per circa 10 minuti perché dobbiamo ottenere proprio un bel composto spumoso, no? Quando si fa il pan di Spagna, stessa cosa. Vedete che scrive? Vuol dire che è montato alla perfezione. Farina la mescoliamo con il lievito per dolci e setacciamo 2/3 delle polveri, amalgamiamo dal basso verso l'alto continuamente. Finiti 2/3 prendiamo il latte, lo versiamo in un pentolino, aggiungiamo il burro e lo lasciamo sciogliere piano piano con un goccio di estratto di vaniglia oppure semi della bacca di vaniglia. Spegniamo, dovrà essere mediamente caldo e a questo punto aggiungiamo 3 o 4 cucchiai di composto di uova montate. Amalgamiamo con lo sbattitore e poi aggiungiamo questa parte più liquida, diciamo, nell'impasto e completiamo con l'ultimo terzo di polveri, amalgamando sempre dal basso verso l'alto. Teglia da 24 cm, imburrata e oleata con carta forno e cuociamo in forno preriscaldato a 170 gradi per circa 40 minuti. Una volta cotta la torta, apriamo lo sportello e la lasciamo nel forno per 10 minuti, poi la possiamo estrarre. Togliamo ovviamente l'anello, poi in realtà questa torta è già pronta. L'adoro sì a colazione, ok, ma in qualsiasi momento della giornata, quando si tratta di una pausa caffè, questa ci sta molto molto bene. Da buon italiano ovviamente una pausa caffè è abbastanza frequente, e da amante del caffè quale sono, pensate che sono andato anche da Bialetti, ma proprio nella factory, dove dal vivo si vedono tutte le fasi del caffè, dalla tostatura al confezionamento, e ho visto anche una piccola parte dedicata alla produzione delle moche. E a proposito, io con questa torta, essendo così semplice che mi dà quell'aria da torta della nonna, io volevo assolutamente farmi il caffè con la moca. Sale piano piano, così, cioè l'abbinamento caffè con la moca e questa torta. Ciao. Che bontà. Adesso andiamo su qualcosa di completamente diverso, sia nei sapori, anche se è una bontà unica anche questo, anzi io lo amo tantissimo, che anche nell'equilibrio dei nutrienti, perché qua andiamo su qualcosa di già più interessante, più sano. Ci credete che questi brownies, che sono buonissimi, profumatissimi, morbidi dentro, umidi, sono fatti con i fagioli? Non abbiamo né burro, né uova, né farina, eppure sono una bontà unica. Cioccolato sopra e noci pecan, ma vanno benissimo anche le noci normali o delle nocciole o comunque della frutta secca per dargli la nota croccante sopra. Cioè, assurdo che per fare questi brownies, raga, servono i fagioli, però vi assicuro che non li sentirete nemmeno. Poi ho utilizzato i fagioli cannellini, che sono i più delicati, ho aggiunto cacao, fiocchi d'avena, olio di semi e sciroppo d'acero. Questo è letteralmente l'impasto. Voi dovete semplicemente frullare il tutto con un frullatore ad immersione. Poi, per dare una nota interessante a questi brownies, io ci metto un pochino di noci pecan o noci, come vi ho detto, all'interno dell'impasto assieme a dei pezzi di cioccolato fondente, e poi questi ingredienti li aggiungo ancora in superficie una volta che il brownies l'ho messo in una teglia. Questa è da 25 cm per 15 circa. Fiocchi di sale in superficie per quella nota lievemente salatina che col cioccolato è una favola, e andiamo in forno 180 gradi preriscaldato per circa 25 minuti. Una volta cotto, ovviamente, aspettiamo che si raffreddi e poi lo tagliamo a pezzi a quadrotti come si fa di solito. Se vi stanno ispirando queste ricette, ragazzi, mettete like a questo video, condividetelo, grazie tantissimo del supporto. E a proposito di supporto, io non so se l'avete ancora provato, il caffè con la
French Press. Essendo il brownies una preparazione internazionale, io voglio preparare il caffè in un modo un po' diverso. Dovete prendere o il caffè già macinato, oppure lo macinate con un macinacaffè, chiaramente. Lo mettete all'interno della French Press con dell'acqua bollente. Aspettate 4-5 minuti e poi filtrate il caffè in modo tale che la polvere di caffè vada verso il basso e non ve la ritrovate poi nella tazza. Mi stupisce sempre questa cosa dei fagioli e il fatto che mancano molti ingredienti che di solito si usano per fare i brownies, eppure sono buonissimi, sono perfetti per una colazione proteica. Col tocco di sale in superficie incredibili. Adesso arriviamo all'ultima delle tre idee che vi volevo proporre in questo video. Io ho voluto con questi pancake portare lo stesso gusto della torta di carote con la praticità dei pancake, quindi non dobbiamo star là ad accendere il forno, non dobbiamo cucinare per chissà quanto tempo e viene fuori comunque qualcosa di veramente buonissimo, anche perché le carote regalano umidità a questi pancake, regalano morbidezza. Pensate che questi li faccio con la farina integrale, che normalmente dà pesantezza agli impasti. Ecco, noi questa pesantezza non l'avremo perché abbiamo le carote all'interno. Le carote io le ho già sbucciate, le tagliamo a pezzi, proprio a pezzettoni, le mettiamo direttamente nel bicchiere del frullatore ad immersione con il latte, va benissimo anche il latte vegetale se volete, diamo una bella frullata fino a quando otteniamo un composto grezzo. Un uovo, lo sciroppo d'acero, io con questi sapori adoro le spezie, ho messo il mix per gingerbread, quindi cannella, noce moscata e zenzero, pizzico di sale per esaltare i sapori e scorza d'arancia, lievito per dolci nella farina. Va bene anche quella bianca se non volete usare quella integrale. Padella, aspettiamo che si scaldi un po', goccino di olio, rimuovo l'eccesso con la carta assorbente, prendo un bel mestolino d'impasto e inizio a formare i pancake che dovranno cuocere a fiamma media, 2-3 minuti per lato circa. Quando si formano delle bollicine in superficie, lo vedete, sarà ora di girarli per avere proprio un pancake perfetto. E la torretta che facciamo sempre non è solo per tenerli al caldo, ma per fare in modo che si mantengano umidi con il vapore all'interno. Io li adoro guarnire con yogurt greco in superficie, chicchi di uva tagliati a metà in questo caso, o frutta di stagione, insomma in base alla stagione in cui vi trovate, e un goccino di sciroppo d'acero. E visto che parliamo di una ricetta veloce, ovviamente voglio rimanere in tema anche con il caffè e utilizzare Gioia Plus, che è la macchina in capsule di Bialetti. Le capsule sono in alluminio e Bialetti ha anche a disposizione l'apricapsule per essere più ecologici. Io, siccome mi sono dimenticato la forchetta per mangiarli, ho preso direttamente un pancake senza nulla. Senti però come morbido dentro. Pazzesco. Allora, mi sento molto carico dopo aver bevuto tutti questi caffè, ma allo stesso tempo mi sento molto, soddisfatto per avervi portato queste tre idee stupende. Abbiamo detto idea un pochino più golosa, anche se è molto molto semplice, idee golose e che seguono più le esigenze del momento, se vogliamo, qualcosa di più sano ma sempre molto buono. Io detesto quelle cose sane e che fanno venire la tristezza, no? Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, spero che vi siano piaciute queste idee, anzi scrivetemi quella che vi ispira di più. Ringrazio tantissimo Bialetti per aver collaborato in questo video e li ringrazio anche per avermi dato la possibilità di andare in azienda a vedere la loro bellissima realtà. Vi lascio qua altri due video come sempre, se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video, e qua sotto invece trovate il collegamento per andare sul blog e vedere come al solito le ricette scritte, tutte e tre, assolutamente, faccio proprio un articolo dove trovate tutte e tre. Buona colazione, mi fa ridere perché sta arrivando letteralmente sera, provatele tutte perché sono tutte e tre stupende, poi mi fate sapere quella che vi è piaciuta di più. Un bacio. Muah.